Cari amici di Universo Foto, oggi voglio parlare di un obiettivo della Fuji, della serie GF, quindi un obiettivo per le fotocamere GFX, quello che è la 50, la 100, liscia, la 100S, la 50S2 che è uscita da pochissimo tempo. Un obiettivo che ha dalla sua un'estrema compattezza e un prezzo molto molto concorrenziale pensando al formato che deve coprire. Vi parlo del 35-70 GF, qui lo vedete installato su una GFX 100S che mi è stato fornito appunto da Universo Foto per condurre questi test. Ne approfitto anche per dirvi che farò un articolo specifico sulla GFX 100S per quello che riguarda la tenuta agli alti ISO, la gamma dinamica, eccetera, un test specifico per quello che è la qualità del sensore di questa macchina eccellente sotto tanti aspetti. Allora, questo GF 3570 4556 è un obiettivo zoom tuttofare, certo non ha un'luminosità molto alta, però tenete conto che un'apertura di 4,5 su un sensore così grande corrisponde circa un 2,8 come sfocato, quindi prestazioni per chi ama lo sfocato già notevoli, che andremo comunque a analizzare durante la recensione di questo obiettivo. Un obiettivo quindi, come vi dicevo, che ha dalla sua un'estrema compattezza. Guardate, adesso qui è in posizione stesa perché è un obiettivo che ha una sorta di blocco per quando viene risposto, vedete come diventa compatto, poi in posizione di lavoro si sblocca l'obiettivo e queste sono le sue dimensioni normali di lavoro, un'estensione da grandangolo a tele, tutto considerando breve, considerando sempre appunto il formato che deve coprire questo obiettivo. Adesso andremo a vedere vi mostrerò quelle che sono le sue prestazioni a livello di nitidezza, di aberrazioni, di sfocato, distorsione, vignettatura. Alla fine di questo vi dirò quelle che sono le mie impressioni. Nel frattempo andiamo a vedere da vicino come è costruito questo GF3570 della Fuji. Questo 3570 GF 4556, dedicato, come vi dicevo, alle serie Super Full Frame della Fuji, qui vedete sullo sfondo la GFX 100S con cui ho eseguito i test, è un obiettivo veramente compatto. Ve lo voglio far vedere a confronto con un mouse del Mac, vedete è più corto di un mouse praticamente, quindi un'estrema compattezza, diciamo grazie anche a un sistema che spesso viene utilizzato su obiettivi certamente non di questa levatura, però con una tipologia, un'idea di costruzione come questo, perché per andare in funzionalità operativa dovete praticamente sbloccarlo, la macchina ve lo dice chiaramente, abbiamo già provato per dire obiettivi della Nikon che hanno questa caratteristica e fanno sì che una volta che vi mettete in borsa questo obiettivo non tiene praticamente alcun spazio. In posizione operativa si allunga un po', la focale come vi dicevo va da 35 a 70, queste focali corrispondono su un full frame a un 28-55 circa, ha un diaframma 4,5-5,6 che varia in base alla focale, certo non è un diaframma eccessivamente ampio, quindi dovete stare attenti quando non c'è luce, è vero che per dire una 100S ha una tantissima pancia sugli alti ISO, però ve lo dico sempre, più gli ISO sono bassi sicuramente migliore è il file. Comunque ha 11 elementi in 9 gruppi, ha una distanza minima di messa a fuoco di 35 cm, ha un autofocus interno di tipo stepper motor estremamente silenzioso e devo dire anche abbastanza efficace su una 100S, certo sempre la luminosità massima fa soffrire un po' l'autofocus anche della ammiraglia, ha la F interno quindi non si allunga, vedete, durante la messa a fuoco. Questa ghiera di messa a fuoco che è veramente molto molto piacevole quando utilizzate l'obiettivo con messa a fuoco manuale e si può correggere la messa a fuoco anche durante l'autofocus automatico della macchina, quindi io metto a fuoco un soggetto, tengo premuto il pulsante di scatto e posso correggere la messa a fuoco al volo.
Vi ricordo anche che queste aperture non sembrano tanto ampie, però su un sensore di quella superficie basta veramente poco, specialmente a distanza ravvicinata, per, si dice in gergo, cannare la messa a fuoco. Comunque l'obiettivo è tropicalizzato, vi faccio vedere la baionetta, guardate che baionetta enorme per coprire quel po' di sensore. Qui c'è la guarnizione in gomma, appunto, che testimonia la tropicalizzazione. Il diametro del filtro è un 62, pesa 390 grammi, quindi è veramente leggero, ma questo non è andato a discapito anche della sensazione tattile di costruzione. Io sento del metallo sotto le dita. Fuji quindi si conferma estremamente attenta, un po' una vecchia scuola nella costruzione degli obiettivi, anche quelli in fin dei conti economici. Questo obiettivo si trova circa su 1000 euro, per un obiettivo adatto a coprire un sensore così ampio e adatto anche a supportare risoluzioni altissime, il costo è veramente estremamente concorrenziale. 390 grammi, 85 mm di lunghezza, ve l'ho fatto vedere, un obiettivo quindi costruito bene, e mi aspetto anche delle prestazioni buone, sicuramente, perché Fuji sa fare gli obiettivi, ragazzi, li ha sempre saputi fare, sempre li saprà fare, ha costruito anche per tante aziende del cinema, e quindi io mi attendo fiducioso prestazioni buone, se non ottime, per questo obiettivo. Penso di avervi detto tutto, adesso andiamo a vedere come si comporta sul campo. Iniziamo valutando la distorsione. A 35 mm è presente, come vedete, la distorsione a barilotto piuttosto forte, non ho fatto, è vero, nessuna correzione in macchina, mentre a 70 mm la distorsione è completamente assente, quindi una buonissima prestazione a 70 mm. A livello di vignettatura, qui siamo alla focale minima di 35 mm, abbiamo una vignettatura ben evidente a 4,5, si attenua a 5,6, ai diaframmi poi successivi 8 e 11 la vignettatura è completamente assente, quindi a tutta apertura 35 abbiamo la presenza di vignettatura, mentre a 70 mm già a tutta apertura, come vedete ancora di più a f8, la vignettatura è totalmente assente. Valutiamo adesso le aberrazioni, qui siamo alla focale di 35 mm. Ingrandendo tantissimo il fotogramma ho trovato una presenza molto leggera di aberrazioni, ma veramente sono appena visibili, quindi a 35 mm comunque un'ottima prestazione. Passando poi alla focale di 70 mm, anche a ingrandimenti altissimi e, ripeto, senza fare nessuna correzione in macchina e tantomeno col software di post-produzione, non ho trovato in nessuna zona del fotogramma, anche ad alto contrasto, la minima traccia di aberrazione cromatica, quindi un'eccellente prestazione. Andiamo a valutare adesso quella che è la nitidezza. Cominciamo con dei fotogrammi a infinito alla focale di 35 mm e andiamo a osservare quelle che sono le prestazioni al centro. A 5,6, quindi chiudendo circa di uno stop, la nitidezza è già veramente molto molto alta e si mantiene veramente alta a f8, a f11 e f16. A dire la verità, f11 è presente una leggerissima problema di diffrazione, ma praticamente quasi invisibile. Andando a valutare le prestazioni ai bordi, come potete notare, la nitidezza è sempre elevatissima a tutti i diaframmi di lavoro tranne a F16, dove la diffrazione fa calare un po' quello che è il micro dettaglio. Comunque ottima prestazione a 35 mm. Facciamo lo stesso test, stavolta a 70 mm sempre a infinito, e andiamo a osservare quelle che sono le prestazioni al centro e si mantengono in linea con il 35 mm. Devo dire che a 5,6 l'immagine è leggermente morbida, ma già a f8 vedete spinge veramente tantissimo e la diffrazione compare solo a f16, quindi f11 è un diaframma praticamente ottimale. Andando a vedere i bordi, a 5,6 ancora leggermente morbido, comunque vi posso assicurare che anche in stampe di grandissimo formato questa morbidezza non si noterebbe. A F8 e F11 fotogrammi eccellenti, a F16 un po' di diffrazione che abbassa il tutto.
Sempre per quello che riguarda la nitidezza, vediamo uno scatto a media distanza di lavoro. Qui ho ingrandito un particolare nella mediana del fotogramma e possiamo notare a 35 mm che a 4,5 la nitidezza è già veramente elevatissima, quindi già tutta apertura. Guadagna qualcosina a 5,6, ma siamo su livelli altissimi, si mantiene costante sino a F11, dove c'è un pelo di diffrazione. In questi due fotogrammi voglio farvi notare un paio di cose. La prima, quanto influenza la chiusura del diaframma sulla PDC. Notate, per dire, la testa della statuetta in primo piano rispetto allo sfondo, quanto chiudendo il diaframma diventa nitida. E quanto anche un diaframma relativamente ampio, 4,5 su un sensore di questo formato, quanto può dare di sfocato. Guardate gli alberi sullo sfondo. Andiamo a valutare adesso la nitidezza a 70 mm, sempre a una media distanza di lavoro. Andiamo a osservare i fotogrammi a vari diaframmi di lavoro, da 5,6 sino a F16, e come potete vedere già a 5,6 la nitidezza è veramente molto molto elevata, si mantiene elevata sino a F11 e a F16 c'è un peletto ancora di diffrazione. Apprezzate comunque lo sfocato che può dare questo obiettivo a 70 mm. Guardiamo adesso dei fotogrammi a breve distanza di lavoro. Cominciamo con la focale grandangolare 35 mm e andiamo a osservare le prestazioni al centro. Come potete vedere, 4,5 l'immagine è già molto molto buona, 5,6, 8 e 11 raggiungiamo veramente delle risoluzioni elevatissime, eccellente comunque sempre il micro dettaglio, veramente una grande prova a brevi distanze. Andando a valutare il bordo, anche stavolta le prestazioni sono veramente molto alte. A 4,5 forse c'è appena una perdita di grinta, ma siamo sempre su valori veramente molto elevati che si mantengono, come vedete, costanti sino a F11. Con questi due fotogrammi voglio farvi notare ancora quanto importante è la chiusura del diaframma e quanto, nonostante l'apertura massima non sembri elevatissimo, 4,5, a 35 mm quanto è bello lo sfocato, quanto è pastoso e quanto è progressivo. Quindi questo obiettivo dimostra comunque un'eccellente prestazione anche a livello di sfocato, una cosa che mi ha piacevolmente, devo dire, meravigliato. Andiamo adesso a vedere quelle che sono le nitidezze a 70 mm sempre a breve distanza di lavoro e andiamo a osservare i fotogrammi al centro. A 5,6, come potete vedere, è leggermente morbido. Stavolta a brevissima distanza, 70 mm, si nota una certa morbidezza che sparisce completamente, chiudendo uno stop a F8, 11 e 16. Abbiamo una nitidezza veramente molto alta e la diffrazione F16 è quasi inesistente. Andando a osservare il fotogramma al bordo, a 5,6 è leggermente più morbido rispetto sempre anche al centro, ma F8, 11 e 16 e la nitidezza e il micro dettaglio sono veramente su valori altissimi. Anche stavolta voglio farvi notare con questi due fotogrammi quanto influenza la chiusura del diaframma sulla profondità di campo e a 5,6 il bellissimo sfocato, guardate la cremosità dello sfondo e la progressione, quello che mi interessa farvi notare, dello sfocato che dà un bellissimo effetto tridimensionale all'immagine. Non è da tutti come obiettivo avere queste prestazioni. Andiamo di fatti in dettaglio per vedere quelle che sono le prestazioni come progressività dello sfocato, cioè quanto è progressivo il piano da fuoco a fuori fuoco, i vari piani. A 35 mm un comportamento direi molto molto buono, non si ha uno stacco netto dal fuoco fuori fuoco, ma uno stacco molto progressivo che dà una estrema piacevolezza all'immagine. Cosa che devo dire ancora più accentuata, forse grazie, anzi sicuramente grazie alla focale 70 mm che, ripeto, equivale circa a un 50 mm sul full frame, dove la progressione dello sfocato è ancora più piacevole, ancora più morbida e ancora più cremosa, più pastosa. Veramente un'ottima prestazione, tenendo conto anche del diaframma, qui siamo sul 5,6. Andando a vedere nel particolare lo sfocato, proprio in dettaglio, vi voglio far rimarcare, far notare ancora la morbidezza dello sfocato. Non è affatto duro, è molto cremoso, è una prestazione degna di obiettivi di ben altra levatura e ben altro prezzo, quindi veramente un'ottima prestazione.
ultimo test quello è la prestazione della velocità autofocus. Allora, quando la luminosità ambientale è molto alta, problemi non ce ne sono sulla 100S. Quando la luminosità è molto bassa, come in questa serie di punte scatto che ho fatto con la 100S e il 3570, anche a diaframma tutto aperto l'autofocus diventa molto lento. Chiudendo a f14 devo dire che non cambia tanto, e questo comunque è un fattore positivo dovuto anche sicuramente alla macchina. Quindi diciamo che è abbastanza ininfluente quello che è la chiusura del diaframma, e non con tutte le mirrorless questo avviene, ma sicuramente, data l'apertura massima non elevata dell'obiettivo, la messa a fuoco in presenza, ripeto, di bassissima luce ambientale diventa piuttosto lenta. A parte questo, direi che complessivamente va bene. Allora, durante l'esposizione delle foto vi ho detto già quelle che sono le sue prestazioni, vi ho raccontato sul campo quelle che sono le prestazioni di nitidezza, di aberrazione, sfocate, eccetera. Adesso facciamo una sorta di piccolo riassunto, anche per renderci conto in effetti se questo obiettivo può stare nella borsa di un appassionato Fuji che si può permettere macchine di questa categoria. Certo, la GFX 100S ha un costo molto elevato, però questo obiettivo lo vedo adattissimo sopra per dire una GFX 50R oppure una GFX 50S2, che ha un prezzo molto più abbordabile rispetto alla 100S. Allora, come prestazioni, riassumendo, sono molto buone, tenendo conto anche che il sensore da 100 megapixel, il minimo difetto viene esaltato, quindi un obiettivo che è stato studiato come progettazione, come lenti, per supportare una risoluzione così alta. Nitidezza, diciamo che il comportamento è più o meno simile alle focali dal grandangolo al tele. Vi ricordo che in 3570 rapportato sul full frame è circa un 28-55, quindi a 28 mm equivalenti la nitidezza è discreta, buona, a tutta apertura, per poi fare un salto notevolissimo appena si chiude di uno stop, con prestazioni veramente molto buone su tutto il campo inquadrato. A 70, a tutta apertura, forse un pelino indietro rispetto a 28 mm, scusate, a 55 equivalenti, però prestazioni sempre comunque molto elevate. A posizione grandangolare c'è un'idea appena di aberrazioni facilmente correggibili. La distorsione a posizione grandangolo e tele, diciamo che è abbastanza corretta se lasciate fare alla macchina la correzione assoluta, così come la vignettatura. Ma come si comporta alla fine? Diciamo che è un obiettivo più che onesto, adattissimo per macchine di questa levatura. Certo che l'apertura non troppo ampia lo può limitare un po' quando dovete fare delle fotografie a mano libera in ambienti molto scuri, anche perché poi gli ISO, è vero che la GFX 100S in questo caso ha un'ottima pancia su quello che è la tenuta agli ISO, la gamma dinamica, però alzare troppo gli ISO non è mai molto produttivo, quindi dovete stare attenti appunto a utilizzare questo obiettivo quando c'è un po' di luce, e se non c'è la potete, diciamo, aiutare con i flash, con dei pannelli, sapete benissimo come ci si deve comportare. Un obiettivo quindi che si comporta bene su tutti i campi, a livello autofocus forse anche proprio per l'apertura non troppo elevata, perché comunque le mirrorless subiscono un po' un'apertura non troppo ampia degli obiettivi, quindi più l'obiettivo è chiuso più l'autofocus fa fatica, non è velocissimo quando la luminosità è bassa, e in luminosità normale l'autofocus su questa 100S con cui ho testato l'obiettivo è veramente più che sufficiente per tutte le attività. Certo, non potete fare caccia fotografica ovviamente, perché è un obiettivo molto corto, ma la fotografia anche leggermente dinamica vi accompagnerà con sicurezza. Detto questo, se vi è piaciuto l'articolo mettete un like, ricordate di fare l'iscrizione al canale di Universo Foto, per qualsiasi domanda noi saremo pronti a rispondere a qualsiasi dubbio. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao amici di Universo Foto.